Un cliente cinese ha assaggiato l'olio di uno di questi produttori e ha detto il tuo olio sa di sole splendente. Ormai è sempre più consolidato il rapporto tra cibo, salute e scienza. La stessa qualità degli alimenti è diventata importantissima per la nostra salute e sono proprio incontri come quello del 17 gennaio scorso al Museo Diocesano di Bitonto che hanno definito ancora di più quanto ormai l'olio sia rilevante non soltanto dal punto di vista nutrizionale ma anche dal punto di vista terapeutico. Bitonto è stata la sede di una rassegna strategica incentrata sull'oil testing cioè sulla degustazione delle varie qualità di olio presente sul mercato basti pensare ai vari corsi di assaggiatore per dare la possibilità a tutti gli interessati di conoscere ancora più da vicino le qualità organolettiche del loro verde Il mio lavoro si svolge principalmente appunto nella conoscenza delle aziende italiane io mi occupo in maniera precipua di olio extravergine d'oliva italiano e di assaggiarlo e di fare eventualmente un supporto in comunicazione nel branding di queste aziende. Artefice della serata è stato lo chef bitontino Emanuele Natalizio che con la collaborazione di un altro chef d'eccezione Andrea Perini ha portato a Bitonto illustri relatori. La rassegna nasce da un progetto che Viene da parte mia da circa più di dieci anni su questo, sulla Cultivar, sulla Coratina. Quest'anno diciamo, è stato ancora più accentuato, quindi eh, con degli inviti ancora più speciali, più mirati, visto l'IGP che è appena arrivato della Cultivar e perché partirà un progetto scientifico grazie alla Cultivar. L'uso dell'olio a tavola è cambiato, le abitudini sono cambiate, per fortuna, e la cultura della gente enogastronomica. Sta cambiando, sta cambiando in meglio perché tutti hanno capito che il mangiare bene fa star bene alla gente. Al termine della serata, all'interno del ristorante Il Patriarca, degustazioni di varie produzioni olearie, con la presenza anche del dottor Antonio Moschetta, che ha fornito la sua valutazione scientifica in materia. Credo che ci sia veramente tanto ancora da scoprire ed è importante, è fondamentale, lo dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E guardate che dopo le malattie di origine genetica, che sono importanti e prendono il 20% della popolazione, e poi le malattie infettive dovute alle trasmissioni tra uomo a uomo, da animale ad uomo, la maggior parte delle nostre patologie dipendono dall'attenzione che noi abbiamo sempre meno nei confronti della qualità del terreno, del cibo, della quantità, dell'assunzione, dei tempi e della filiera alimentare.